Non ci sarà mai nulla che potrà cancellare una pagina di storia che ha sconvolto il mondo intero, ma ci sono azioni che servono a fermare la memoria nel nome della lotta contro ogni tipo di mafia, proprio perché la memoria non mente mai. È stato infatti questo il titolo scelto per la giornata, che ha visto l'intitolazione dell'ex Istituto Comprensivo di Valenza a Paolo e Rita Borsellino, il primo in Piemonte a portare il loro nome. Tra i presenti alla cerimonia anche la figlia di Rita Borsellino, Marta Fiore, Don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli e Vittorio Teresi, attuale presidente del centro studi dedicato alla memoria della coppia trucidata dalla mafia. Assente il sindaco Done per motivi di salute, ha però inviato un messaggio scritto. L'intitolazione dell'Istituto Comprensivo a Paolo e a Rita Borsellino, scrive, assume per Valenza un significato particolare ed elevato. Se una città vuole diventare realmente bella, attrattiva, accogliente e sicura, al di là delle enunciazioni deve avere dei comportamenti e degli esempi da seguire. Con questa intitolazione Valenza vuole rendere omaggio non solo a Paolo, Giovanni e Francesca, agli agenti delle scorte di Capaci di Via D'Amelio, ma a tutti quei servitori dello Stato che hanno perso la vita in tutti questi anni per colpe dalla delinquenza, che essa si chiami mafia, stidda, 'ndrangheta, camorra, sacra corona, unita o delinquenza e terrorismo di qualunque colore, rosso o nero. È una bellissima iniziativa e di grande valore soprattutto per i ragazzi che lo frequenteranno. Paolo e Rita Borsellino devono rimanere nella memoria, perché quello che loro hanno fatto è per la legalità, che significa rispetto degli altri. Quindi speriamo che questo nome che viene dato a questo istituto sia da monito e da esempio per i più giovani per il futuro. Beh, per me è una gioia vedere Paolo e Rita insieme, perché quando Paolo è stato assassinato, sua sorella non si è rinchiusa nel dolore, ma lo ha trasformato in responsabilità e in impegno. Una scuola che ci fa vivere, questa è una memoria viva. E la memoria viva è quella che deve tradursi tutti i giorni in responsabilità e in impegno. Ed è bello che una scuola metta insieme questi due fratelli, perché ce li rende ancora oggi più che mai vivi. Sono contento di ritornare, sono venuto tante volte negli anni a Valenza, ma lo sono ancora di più oggi. Vedere una scuola che è il luogo per eccellenza, che può dare una mano ai ragazzi a prendere coscienza di questi problemi. Perché l'educazione è generatrice di vita, di responsabilità e di impegno.